Non vivrà ancora per molto e desidera vedervi subito. Oh, sarà meglio chiamare il principe. Lui deve vederlo. Voi siete il principe. Oh, beh, è un po' che volevo parlarvi di questo argomento. Altezza, il re gravemente ha parlato. Yeah. Gli spiegherò ogni cosa. Il re capirà di certo. Figlio mio. Beh, io veramente non so. Avvicinati. Figlio mio. Ma... dal giorno in cui sei nato, ho cercato di prepararti a questo momento. Io tra poco non ci sarò più e tu diventerai re. Devi promettermi che governerai questo regno con il cuore, con giustizia e con saggezza. Lo prometto. Buongiorno, mio falso principe! Mettimi giù! Sta zitto! Ora che il nostro amato vecchio re si è finalmente tolto dai piedi, tu dovrai fare tutto ciò che io ti ordinerò di fare, perché altrimenti... Hai capito? Quasi pronta, Topolino. Oh, scusa, vostra altezza. Oh. Ora tocca a me rimediare alle ingiustizie che ho visto. Bambini che hanno fame, corruzione, violenza. Caspita, tu allora sei davvero il principe. Vostra altezza, ogni vostro desiderio è un ordine. Pippo, io vi devo la vita e non lo dimenticherò mai. Andiamo, amico. Dobbiamo tornare subito a palazzo. A visitare le prigioni, mio principe. Andate lì. In guardia. Oh. Wow. Quando quel ragazzino sarà incoronato, sarà proprio la fine per te. Thank you.
Ti ordino di aprire la porta immediatamente. Ehi, fai silenzio. Sembra che il capo abbia deciso cosa fare di voi. Sei benvenuto, amico. Non avresti per caso un'ascia di ricambio? Grazie. È stata una bellissima serata. Pippo! Un po' di pazienza, amico mio. Mi tirerò fuori di qui in pistole. Sedetevi, Altezza. Oh, dopo di voi! No, questo onore spetta a voi, Altezza. No. La prego, non insista. Vostra Altezza, siete proprio un giocherellone. Mettetevi seduto! Obbedisco. Vediamo un po', era quella sul figlio o quella putta più grande? Oh, forse era questa qui, deve esserci per forza, forse era questa pirata. No, quella non è forse questa. Prendiamoli! Incoronarvi. Certo che siete piuttosto macronino e così sfuggite. Vorreste stare fermo mentre vi incoronate. Fermatevi! Cosa? Ascoltate, io sono un principe, vero? E qualsiasi mio ordine deve essere eseguito, giusto? Sì. Bene, il capitano vuole tradire la corona. Guardie, prendetelo! Presto, arrestatelo, è un impostore! Ma io no, capitano! Grazie, guardia! Caspiteri! Aspettate un momento, vostra maestà, io posso spiegarvi tutto! Bene, attendo una spiegazione! Vostra maestà è così comprensiva! Attento, attento! Giurato di fare con giustizia e comprensione per tutti.